Allora, nel frattempo ho messo a bollire il riso. Ah, quasi prima che mi dimentico, che non so che cosa sia, quelle parole che nascono un po' così per caso. I chiodi di garofano. Io metto sempre uno o due chiodi di garofano quando faccio il riso così a bollire. Due o tre e via. Mi è venuto in mente proprio adesso. Allora, tornando a noi. Intanto bolle. Allora, veniamo al succo. Allora, piatto forte qual è? Risotto, insalata di riso, pardon. Risotto è quello, lo zafferano, giallo, la salsiccia, io non mangio la carne, però comunque quella roba lì. Il riso in insalata è un'altra cosa che si fa così. Ci vorrebbe il parbollier. Oggi io non ce l'avevo, non ho fatto in tempo con il lavoro ad andarlo a prendere, quindi mi sono dovuto accontentare del Carnaroli, che resta comunque un gran riso, solo che per una questione di amidi e di assorbimento anche dei sapori è meno adatto rispetto al parbollier. Tornando a noi, l'insalata di riso e i frutti di mare si fa con i frutti di mare, e quindi eccoci qua. Poteva mancare il calamaro? Ma che roba, ma che roba. Profuma. Non è neutro, profuma. Questi sono quasi dolci, sono i classici ciuffettini di calamaro, ma sono ciuffetti quasi dolci. E poi ovviamente, vabbè, un po' di seppioline, che queste sono inevitabili. Poi ci stanno dei pomodorini che li ho appena comprati sotto casa da il mio amico di fiducia, che è un tipo del Bangladesh. Uno di quelli tipo Apu dei Simpson, per intenderci, guarda, pieno di jet market, che però quando torni a casa dal lavoro e ti sei dimenticato, dici, ah cazzo quella cosa lì, ecco, e due pomodorini lui li ha sempre e ti salva la vita. Poi, mentre lascio qua molli i pomodorini che si stanno disinfettando con la mucchina, andiamo al resto. Questa che è la zucchina tonda, è una zucchina che si trova difficilmente, oggi al supermercato c'era e quindi l'ho comprata. Questo è quello che rimane della zucchina trombetta, la famosa zucchina che si trova arrotolata giù in Liguria. Di solito di stagione va da maggio a giugno fino a luglio. Io l'ho trovata ancora al pelo a luglio perché qualcuno ce l'aveva qualche settimana fa che sono stato giù in Liguria, ma proprio per caso. Due spicchietti d'aglio per il pesce, basilico, poi ovviamente sale sia nel riso che a nostro piacimento a fine preparazione del piatto, un po' di pepe, io ho il pepe nero questo qua che però sono grani, non è neanche da macinare al momento, io proprio lo schiaccio al momento e ce lo metto dentro perché è una cosa che secondo me è ancora più interessante. Quindi questi sono ingredienti da aggiungere a vostra discrezione, del timo, e se qualcuno fosse interessato può anche provare a metterci eventualmente del sale a fine preparazione. Io il sale tendo a non mettercelo perché se c'è già il sale nel pesce, è già nel riso. Durante la preparazione magari qui dentro ci sarà, però sarà una cosa, diciamo, eventuale. Poi, due ingredienti molto particolari, anche questi a discrezione, ma sono ingredienti che comunque ci vogliono. Si può scegliere se mettere questo o quell'ingrediente, però ci vogliono. Allora, io il pesce lo sfumo con il noccino. Questo è un regalo di mia madre, uno di quelli di cui ho parlato in uno degli ultimi video prima di partire con le ricette, ed è il noccino che mia madre mi ha portato dal Sud Tirol. Molto interessante, è uno spirits, come lo chiamano in America, in Inghilterra, nei paesi west, è un super alcolico, quindi comunque la fiamma la fa. E poi, signori, salmone selvaggio Sockeye, Sockeye, non so se l'ho letto bene, probabilmente l'avevo letto di merda, da Alaska, affumicato con legno di faggio salato a mano. E magari non so se è proprio fatto a mano perché è quasi industriale, ma vi posso assicurare che una cosa del genere che costa quasi 60 euro al chilo sicuramente è fatta con un minimo di attenzione, giusto un attimo, quantomeno la provenienza delle materie prime. Bene, direi che è il momento di iniziare. Ok, e adesso che sto facendo cucinare bene bene in padella un filo olio, un po' d'aglio, calamari e ciuffette di calamaro, fuoco alto,
E voilà. Vediamo. No, non si vede, ma c'è il flambé, ve lo posso assicurare. No, si vede. Si vede come. Solo che si era spostato di lato, da paura. Ciao Teo! Saluta! Ciao belli! Va bene ragazzi, buon appetito a tutti! Io e Teo andiamo a mangiare.